tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video vlog, si potrebbe definire vlog, che io spero sinceramente di farlo abbastanza corto, ma probabilmente verrà un po' lunghetto. Perché verrà lunghetto? Perché vi devo far vedere delle cose appunto che mi avete dato sia a Lucca che a Roma che a Milano al Games Week. Però prima di cominciare con tutta questa cosa qui, perché mi sembrava anche doveroso farlo, cioè voi fate una cosa, cioè non la faccio vedere, cioè mi sembra giusto, volevo informarvi che da questo video, cioè quindi da oggi, ricomincerà il vecchio andamento del canale, ovvero quello di 2 video al giorno. Infatti in discussione, se avete visto, ogni tanto non usciva il secondo video, ogni tanto non usciva il primo, cioè il primo, nel senso che il primo per me sarebbe quello delle 15, poi il secondo per me sarebbe quello delle 18, cioè ci sono stati un po' di orari sballati, quello è abbastanza normale, però effettivamente a livello di proprio numero di video non sempre sono stati 2, anzi spesso e volentieri era soltanto 1 per problemi di tempo, organizzazione, appunto perché dovevo andare alle fiere, insomma un pochettino di problemi vari ho avuto. Da oggi invece ricominceremo con i 2 video al giorno e quindi spero possa piacervi come cosa. Come ultimo aggiornamento volevo dirvi che probabilmente a fine mese finirà anche Terratech, dico probabilmente, non è nulla di certo, però penso proprio di sì. Quindi al posto di Terratech verrà preso il posto da vari minigiochi e robe varie, penso. Detto questo, cominciamo con le fan art. Ci tengo a precisare che io ho fatto un po' casino. Ci sono quelle di Milano e di Roma che sono completamente divise tra di loro. Però quelle di Lucca sono un po' sparse tra Milano e Roma. Quindi non ho ben capito quali sono. Vabbè, io ve le faccio vedere a grandi linee. Poi vabbè, se proprio mi sbaglio un pochettino non è così importante alla fine. Comunque cominciamo. Queste qui dovrebbero essere ad esempio quelle che mi avete dato a Milano, anche se in effetti dovrei cominciare da Roma perché sono quelle più vecchie, però mi piace fare un po' le cose a caso. Allora cominciamo da questa qui, che penso sia stata fatta da Comizia, perché tipo c'è scritto lì, ma penso sia Comizia o qualcosa di simile. Comunque guardate che figa, non so se si vede bene, devo dire veramente carina. Sì, ovviamente ve le metterò davanti, quindi metterò a fuoco quelle, poi perderò la migliore messa a fuoco, quindi è un po' un casino. Qua c'è un bellissimo messaggio, che ragazzi tranquilli, io dico bellissimo messaggio anche se l'ho appena visto, però fidatevi che l'ho già visto le cose prima, l'ho letto e tutto, ovviamente non le sto a leggere nel video perché sennò viene un video lungo 20 anni se leggo ogni volta tutto, che si firma con la fangirl invisibile, se non sbaglio non c'è nessun nome. Comunque guardate che bel disegno, ah Elisa, ok, cioè, si è firmata con Elisa, guardate che figata, se la mette a fuoco. Ha disegnato me, non il mio personaggio, anche se l'ha fatto diciamo un pochettino squadrato in stile Minecraft, però in stile manga, e devo dire che hai fatto veramente un bel lavoro perché è molto molto figo. Questo qui è un disegno un po' da trip fatto da Diletta, guardate. Forse in video si vede un po' male perché c'ha la pellicolina. Comunque se sta veramente una verissima persona a metterci la pellicolina, ragazzi, perché io non è che tipo faccio casini, però purtroppo è più forte di me fare casini, quindi se me li date tipo con una pellicolina non si rovinano e rimangono sempre perfetti. Quindi ottimo lavoro, veramente figo, un po' trip. Diletta, oltretutto mi ricordo di te, sono una brutta persona. Questo bellissimo disegno, ragazzi, è stato fatto da Angelica. Guardate che figata, veramente fatto bene. Oltretutto Angelica mi ha dato pure questo qui, che sarebbe il mio avatar di Minecraft, che devo dire è fatto veramente molto bene. Soprattutto quanto cavolo ci hai messo a farlo. Veramente, io da piccolo queste cose le facevo, ma ci mettevo tipo 20 anni. Quanto ci hai messo? Dimmelo. Scrivilo qua sotto se stai vedendo questo video. Però veramente ottimo lavoro. Questo è di Lorenzo. Mi sembra di leggere che questo l'ha fatto Marco. Disegno fatto da Ilaria. Vediamo se lo mette a fuoco, si dovrebbe vedere tutto. Io Ilaria non ho la barba così, cioè nel senso, è bello, sì, chiaro, è bello, però c'è tipo la barba che è troppo simile ai capelli. Io ho i capelli un po' più lunghi e la barba un po' più corta, così siamo tipo un boh. Però è veramente fatto bene, grazie. Questo è fatto da Sara, c'è semplicemente scritto Metano 007, però l'ha fatto con uno stile che devo dire molto figo. Io ragazzi penso più o meno che tutto sia figo, perché voi sapete che non so fare nulla, cioè io non so fare nemmeno un cerchio, al di là nemmeno un quadrato, né un rettangolo, cioè no, non so proprio disegnare, io sono un caso perso. Alessia e Valentina mi fanno questo, grazie mille, e tipo c'è scritto 136.040 iscritti, addirittura proprio la precisione, quindi circa 4.000 iscritti fa. Vuol dire che tipo in un mese siete aumentati di quasi 4.000, buono, molto buono ragazzi, continuate così mi raccomando. Questo si è firmato hashtag 567, cioè praticamente il mio bellissimo faccione con vari hashtag, giustamente ti firmi hashtag e ci sono le hashtag, vabbè, tipo Metano Lezzo a modo 135.000, quindi ragazzi sì, effettivamente vuol dire che più o meno quando ero a Milano, poi meno di un mese fa, cioè no, è circa un mese fa.
No, poco meno di un mese fa, ok, no, giusto, giusto, circa 28 giorni fa. Vuol dire che avevo circa quegli scritti lì, ma come lo ricordavo, cioè, me lo state a dire voi ora, non lo so io. Camilla mi scrive: non cambiare mai dietro il disegno, e poi mi fa questa bellissima fanart, ragazzi. Così ho Metano 007, Lezzo De, e poi il mio bellissimo disegnino di Minecraft, ragazzi, il classico, insomma, la skin che tutti voi conoscete, dai. Cacciottina 88 invece mi fa questo ritratto che io avevo già visto su Instagram perché mi ci avevi taggato. E finalmente lo posso avere tra le mie mani. Oltretutto, ragazzi, dopo c'è veramente un disegno di quelli che io penso nessuno mi abbia mai fatto un disegno così bello. Quindi dopo ve lo faccio vedere. Ma se non sbaglio, tra le fanart di Roma, con calma ci arriviamo. Un foglio vuoto, non so perché, cioè, probabilmente tipo. No, non lo so, non lo so. Proibizione mi fa questo qua, ragazzi. Guardate che bello. È tipo mezzo me, mezzo skin. Cioè, è molto figo, però fatto tipo a essere umano. Cioè. Ci può stare, ci sta, è veramente bellino. Secondo me, ecco, un consiglio personale, a parte che è veramente bellissimo, quindi non ho assolutamente nulla a criticare, un po' vuoto intorno, ci potevi fare qualcosina, però veramente figo. O un Lezzini si nasce da Matilde, sappi Matilde che Lezzini ci si diventa anche. Allora, poi qua ho tipo un bel pacchetto, perché ragazzi, cioè, guardate, c'è una lettera tipo dietro che io ho già letto, e poi c'è tipo il disegno che, aspettate, ora ve lo faccio vedere. Allora, il disegno io era questo, me l'avevo dato tipo nella bustina e c'era soltanto questo. Io ho detto sì, ok, vabbè, la classica fanart, carina, bellina, ci sta. Ragazzi, dietro c'era tipo uno scompartimento che ho notato soltanto quando ero a casa, e tipo c'erano disegni veramente belli. Allora, c'è questo qua, che guardate quanto è fatto bene. E poi ce n'era un altro in cui ci sono io, che tipo, io tipo, non lo so, ma i miei capelli non mi sembrano così chiari. Però guardate che figo, ora se lo mette tipo a fuoco per bene. Sbam, guardate, c'è scritto Tano ed è bellissimo. Ok, magari non è proprio simile a me, vi faccio vedere anche l'altro di nuovo. Magari non sono proprio perfetti, però ragazzi, veramente sono fatti strabene e grazie mille. Poi c'è anche la lettera che io sinceramente non mi ricordo, però tranquilla, l'ho letta. Vediamo come ti chiami. Ah, e questo qui era da Chiara o AgmiCharlie su Instagram. Quindi andatela a ringraziare anche voi da parte mia. E quindi con questa qui, le fanart di Milano sono finite. Passiamo. Cerco di non fare danni perché, ragazzi, le sto rimettendo a modo. Cerchiamo di passare a quelle di Roma e Lucca, perché penso siano insieme a quelle, cioè, non lo so, ho fatto un po' di casino, seriamente. Cioè, sono disordinato, l'avete visto. Allora, cominciamo con questo cartellone che sono sicuro al 100% che sia di Lucca, che non riesco a aprirlo, scusatemi. È tipo enorme, non so se riuscite a vederlo. C'è scritto hashtag mai deboli con tutti i nostri nomi, che noia, Charlie, Eren Blaze, Marci, The Mark, Tech, Metano, insomma ci siamo tutti, grazie mille. Oltretutto il tuo nome qua non mi sembra di leggerlo, però io so chi sei, me lo ricordo benissimo chi sei, però bella mia, non ce l'hai scritto, quindi non me lo ricordo. Non c'ho voglia di prendere il telefono, scusami, non so nemmeno dove sia, c'è un casino in camera, quindi sai che l'hai fatto te, grazie mille, è figo, ma non mi ricordo come ti chiami. Sono uno smemorato, veramente, scusami. Mi è rimasta una bustina, questa qui, ragazzi, è la busta di Roma, se non sbaglio, dove c'è un disegno veramente bellissimo, ve lo faccio vedere all'ultimo, veramente. La cominciamo con una specie di cartellone in cui c'è scritto hashtag Lezzo e poi Luca Marcacci, che è il mio nome e cognome, da Sara, non dico il cognome, però è Sara. Vediamo cosa fa. Ha fatto questo qui. Il cartellone ora non si vede bene, ragazzi. Scusatemi perché è parecchio grosso. Però, tipo, ci sono io. C'è il mio faccione tagliato a metà perché c'è il foglio qui. E poi dietro c'è un'altra fanart. Quindi, nemmeno una, ne ha fatte due sullo stesso foglio. Però a questo punto io non so da che parte tenerlo per non rovinare, però. Ah, scusa se non so disegnare, ma ho solamente 12 anni. Sappi che a 12 anni disegni tipo molto molto meglio di me. Infatti guardate dall'altra parte, ragazzi, non so se si vede perché è parecchio curvo. Devo raddrizzarlo, aspettate. Ok, spero si possa vedere bene. Ok. Veramente figo. Io a 12 anni non sapevo fare nulla. A dire il vero, io a 12 anni non facevo nulla. Cioè, quando mi dicevano di disegnare a scuola, io non disegnavo, a dire il vero, cioè. Storie lunghe, veramente. Asia ci fa questa fanart con il mio nome, ovviamente, Metano007, e poi tutte hashtag, parole che si dicono in genere nei video. Grazie mille. Per Metano007 da Tommy. Ecco un piccolo regalo per ringraziarvi per tutto quello che fai per noi. Continua così, grazie mille. Guardate cosa mi fa. La mia skin continua, penso. Ok, non è penso, è una corona decisamente. E dietro. Ah no, non è una corona, ragazzi. Sono le Cubo Lucky Block queste qui, guardate. Praticamente quello lì è. Sono proprio la mappa cubi, dove c'è addirittura il nucleo. Questo qua dietro è il nucleo, non è la corona, che appunto bisogna distruggere. E io sono il blu. In verità io il blu non sono mai, perché io in genere sulle cubo sono il giallo, il bianco, cose così. Non sono mai il blu, quindi.
Però è bella, fidati, è una figata assurda. Soprattutto sei stato l'unico che mi ha disegnato effettivamente in una partita, che ci sta come cosa. Allora, Gatrix, mai deboli, mi fa Metano 007 e fico, proprio scritto così. E poi hashtag charlatano, punto e basta. Ragazzi, no, charlatano is not real, comunque grazie lo stesso. Bea la stalker, che si firma proprio così e ciò la dice lunga, mi fa una bellissima fanart, non colorata, però alla fine, se secondo me se la coloravi veniva anche peggio, quindi meglio così, in cui c'è un Metano versione muscolosa, che diciamolo è la versione originale, quindi guardate, abbastanza figo, dai, ci può stare. Tutti i muscoli potevi pomparli un pochettino di più, però dai. Dai, ci può stare lo stesso, eh? Grazie mille. Allora, qua abbiamo un mega cartellone, hashtag mai deboli, però non mi sembra di vedere nessuna firma. No, infatti non c'è nessuna firma, però guardate, tipo con l'estensione addirittura, così ci siamo più o meno tutti. In effetti non ci siamo tutti, però è figo. È figo. Soprattutto ci avrei messo tipo uno sbotto di tempo a farlo, penso. Quindi grazie. Ah, e non so perché, ma ho un Metano così, cioè un po' tagliato. Che penso sia sempre del solito, perché tipo stava insieme a quello, però tipo... No, qua si è firmato Aurora, quindi grazie Aurora, però non so se era insieme all'altro oppure no, però... Guardate, Gianmarco ci fa questo, lo faccio vedere da lontano, provo ad avvicinarlo un pochettino. Ci sono varie scene delle partite, tipo Ignoranza De, ci sta. E sì, ci sono un po' di scenette varie di noi che facciamo robe. Ci sta, ci sta. Qua addirittura sei la perfezione M007... da Alessia, grazie Alessia, guardate. My Deboli Forever mi fa una bellissima skin su foglio millimetrato, che probabilmente non si vedrà nulla, però la skin perlomeno si vede. Allora, Eleonora mi scrive una lettera che non vi posso leggere, però grazie mille Eleonora. Facciamo vedere anche la fanart che ha fatto, Metano 07, Road to 500.000, non esageriamo però, guardate. E giustamente, se devo fare il video, mi si deve scaricare assolutamente la batteria, perché se no non è un mio video. Ok, riprendiamo dopo questa piccola interruzione, ragazzi, con un bellissimo disegno di... Non ti sei firmato? Ah no, sì, Anna Cristina, mi ricordo di te. Quindi grazie mille, questo è il mio bel faccione, ragazzi. Beh, bellissimo, diciamo un faccione modesto, eccolo qui. Ah, e c'è anche la letterina che, tranquilla, ho letto, quindi grazie mille. Ragazzi, siamo arrivati all'ultimo disegno. Io, è il disegno che in verità devo far vedere sin dall'inizio, però è tipo il più bello di tutti e tipo non so come l'hai fatto. Me l'avevi già fatto vedere su Instagram, è tipo spettacolare, infatti Natalia ci fa questo qui, guardate che bello. Se vedete strani riflessi è perché effettivamente è fatto in matita, lì c'è la luce e quindi tipo riflette in modo strano. Comunque, se volete vederlo tipo fatto benino questo disegno, ci ho fatto anche la foto su Instagram che come al solito trovate in descrizione. Quindi se andate lì vedete precisamente come è fatto, ragazzi, veramente bello. Io non so come hai fatto, sei tipo bravissima, veramente. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Io spero di non essermi scordato nulla, anzi sì, una cosa me la sono scordata, ragazzi, una cosa me la sono scordata. Anzi, in verità due. Una è Lorenza che mi scrive appunto delle cose e poi mi dà il premio Best YouTuber Ever, così ragazzi si legge anche scritto tipo qua, ok, in verità non lo mette a fuoco però c'è scritto. E poi volevo ringraziare due ragazzine che non mi ricordo i vostri nomi, però mi avete scritto su Instagram, scusami se non me lo ricordo, però l'ho letto il messaggio, tranquilla, che appunto mi ha regalato questo bellissimo pupazzino che finalmente sono riuscito a recuperare dopo un mese, forse sì, alla fine un mese, perché è alla fine un'altra parte e non volevo fare il video con l'assenza di una fanart, ragazzi. Ok, non è una fanart, effettivamente non è una fanart, ma è un regalo comunque che mi è stato fatto e mi dispiaceva non metterlo nel video. Quindi saluta, ragazzi. Anzi, una cosa, ti è arrivato a questo punto del video, me lo dimostri scrivendo che nome dovrei dare a questo pupazzino, che penso sia tipo un procione con... Sì, dai, non lo mette molto a fuoco, però dai, palesemente un profone, penso. Comunque ditemi che nome dovrei dare a questo bellissimo pupazzino che mi è stato regalato. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video lezzissimo vi sia piaciuto, un po' informativo, un po' vi faccio vedere le cose generali. E quindi ciao a tutti.